Buonasera a tutti, vi do il benvenuto a questa edizione serale del TG7 Basilicata. Proseguono le operazioni di soccorso dopo l'alluvione che giovedì scorso, come ricorderete, ha interessato gran parte della provincia di Ancona, Pesaro Urbino e Fermo. Ancora in corso le ricerche purtroppo del piccolo Mattia e della donna dispersi nel territorio del comune di Barbara. 390 vigili del fuoco al lavoro con rinforzi provenienti anche dalla Basilicata. Nella giornata di ieri sono stati svolti ben 280 interventi, 160 nella provincia di Ancona, 100 a Pesaro Urbino e 20 nel Fermano. Un 24enne è stato trovato in possesso di circa 165 grammi di marijuana ed è ora posto agli arresti domiciliari. Il giovane, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato fermato nel centro storico di Matera, mentre cedeva droga a un'altra persona. È seguita subito dopo una perquisizione nell'abitazione del giovane, dove sono stati trovati e sequestrati 1.550 euro in contanti, provento secondo gli investigatori dell'attività di spaccio. Un 59enne è morto sul colpo e altre 4 persone sono rimaste ferite in modo grave in un incidente d'auto in provincia di Roma. 2 automobili, una Ford Ka e una Citroen Saxo, si sono scontrate frontalmente. Siamo in chiusura, vediamo in breve il tempo per domani. Una circolazione depressionaria rinnova condizioni di variabilità con alternanza tra frasi soleggiate e annuvolamenti più insistenti. Le temperature saranno in lieve diminuzione. Per questa sera è tutto, l'appuntamento è sempre qui al TG7 Basilicata alla stessa ora. Vi aspetto domani. Grazie e arrivederci.